È un tema di grande attualità anche a motivo del fatto che proprio in questi ultimi 2 o 3 anni abbiamo assistito ad una serie di disorientamenti, potremmo dire, degli orientamenti giurisprudenziali che creano incertezze e difficoltà da parte degli operatori giuridici e anche da parte dei cittadini, che invece dovrebbero avere indicazioni certe e univoche, perché qui vengono in rilievo i diritti delle persone. Quindi da questo punto di vista il convegno vuole essere un momento di riflessione su quelle che possono essere le prospettive future dell'assegno di divorzio, anche in una chiave che guarda alle possibili riforme, perché non c'è dubbio che a fronte di un quadro così controverso e contrastante come quello che ci troviamo ad osservare, la strada non può che essere quella della riforma, cioè un intervento del legislatore che faccia un po' il punto delle esperienze che fino ad oggi si sono realizzate e che, a partire anche da una serie di riferimenti che ormai vengono dai principi di diritto europeo della famiglia e soprattutto dagli orientamenti che sono stati seguiti dai paesi occidentali a noi più vicino, tragga delle linee che possono essere poi poste a base di progetti di riforma e servire per guidare, diciamo, il legislatore nella realizzazione di un progetto che sia di riforma, che sia il più possibile condiviso.